TSD torna a scuola, ma dalla parte della cattedra. La giornalista Anna Martini, autrice e conduttrice della rubrica Un libro in tre minuti, si è calata nei panni dell'insegnante nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro che il liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo promuove in collaborazione con il Dipartimento Aretino dell'Università di Siena e la libreria Feltrinelli di Arezzo. Al centro delle due lezioni, i trucchi del mestiere per invogliare gli altri alla lettura attraverso l'occhio della telecamera. Quando mi sono imbattuta nel programma Un libro in tre minuti, mi si è accesa una lampadina. Quindi, ma perché no? Questi ragazzi devono imparare a raccontare le storie che leggono, le storie passate, le storie presenti. E di storie da raccontare il liceo classico di Arezzo ne ha tante. Nella biblioteca storica dell'istituto sono custoditi oltre 20.000 volumi, tra letteratura moderna e antica, con alcuni pezzi rari di particolare pregio. Agli studenti impegnati nel progetto di scuola-lavoro spetta l'onere e l'onore di portarne avanti la catalogazione per renderlo fruibile alla comunità. Abbiamo messo insieme le due cose e costruito intorno all'idea di ricatalogare i nostri libri, ma soprattutto rendere questa grande ricchezza a disposizione prima di tutto dei nostri ragazzi, ma poi un po' di tutta la cittadinanza, con un percorso di alternanza. Quindi abbiamo in collaborazione con l'Università di Siena, con la libreria Feltrinelli, abbiamo cercato di costruire un'attività che fosse proprio realizzata dai ragazzi. Questo attraverso l'uso di un programma e mettendo quindi a disposizione dei ragazzi le competenze biblioteconomiche che riguardano ad esempio gli standard internazionali.